Radio Radicale, siamo in collegamento con il deputato del Partito Democratico Khalid Chaouki per parlare delle polemiche che hanno seguito i fatti dell'ultimo dell'anno a Colonia. Alcuni paesi dell'Unione Europea, tra questi con maggior vigore la Slovacchia, ha minacciato di non fare entrare, di non volere più profughi musulmani nel suo paese. Per quale ragione i paesi dell'ex blocco dell'Est, tra l'altro anche la Polonia ha assunto una posizione quasi analoga a quella di Robert Fico, che è il premier slovacco, per quale ragione questi paesi manifestano una posizione più intransigente? Qual è la sua interpretazione su quello che le polemiche che stanno seguendo i fatti di Colonia? Ma purtroppo questa ultima reazione è frutto di una spinta di estrema destra che, insomma, già in passato, a prescindere dalle bruttissime vicende, inaccettabili vicende di Colonia, già si erano state espresse dall'Ungheria in primo luogo e non solo. Quindi c'è un'estrema destra purtroppo neofascista che adotta anche la questione religiosa come pretesto per negare appunto l'accesso ai richiedenti asilo della Siria. E io penso che le vicende di Colonia devono essere sicuramente comprese fino in fondo. Noi non possiamo tollerare chiunque, appunto, non rispetti i principi di rispetto delle donne, e penso che questo è un elemento su cui non si può sindacare. Però, detto questo, confondere quella brutta vicenda con in generale Tukur e tutto l'Islam sia un gravissimo errore che non combacia nemmeno con la realtà. Ricordiamo che in Germania vivono milioni di turchi musulmani da decenni e sono pienamente inseriti. Ci potrebbero essere problemi di integrazione, ma non si verificavano incidenti non sono mai verificati incidenti nei confronti per colpa delle comunità turche, per esempio tedesche. Quindi questo è un piccolo esempio di come non ha senso generalizzare riguardo a una comunità religiosa. Il problema semmai appunto di questo gruppo su cui si sta indagando e su cui si deve fare chiarezza fino in fondo, di giovani, si dicevano da africani, siriani, non è importante. La cosa importante è che chiunque appunto sia stato responsabile di questi atti intollerabili, inaccettabili, non può essere benvenuto in Europa e non può appunto pensare di vivere o di avere accoglienza in Europa andando contro ai principi di legalità e soprattutto valori che appunto noi condividiamo e che non accettiamo vengano in qualche modo noi rispettati. Ecco, lei mi ha parlato di Robert Fico come un uomo politico di destra, eppure il percorso politico di questo premier è un percorso di sinistra. Si è formato nel Partito Comunista, è entrato nella sinistra democratica e poi ha fondato un partito populista, così è stato definito, populista di sinistra, come lo SMER. Lei è sicura che Fico possa essere definito come un uomo di estrema destra? No, io quello che dico è che ci sono delle spinte portate avanti dall'estrema destra, soprattutto nell'Europa orientale, nel blocco ex sovietico, e non solo, che inevitabilmente condizionano la discussione politica in quei paesi, che portano anche appunto leader come Fico ad adottare appunto slogan populisti per un facile consenso. È un po' la logica che purtroppo viviamo sia in Francia ma anche in Italia, con sfumature diverse. E c'è un problema oggi di politica dell'immigrazione, sicuramente c'è un problema di idee, di modelli di integrazione in Europa, e c'è un fallimento palese di alcuni modelli in paesi importanti come la Francia e non solo. E allora ci sono due modalità per rispondere: uno è non generalizzare e capire dove si è sbagliato cercando di correggere questi errori; la seconda invece è quella in modo totalmente populista e assolutamente pericoloso, quello di trovare la scorciatoia del chiudiamo la porta a tutti, negando quelli che sono alcuni principi fondanti dell'Europa. Il problema che abbiamo con questi paesi dell'Europa dell'Est è che molte volte non condividono fino in fondo ancora quei principi.
e fondanti che riguardano appunto una civiltà, che è la civiltà europea, e però insomma non vuole neanche semplificare, perché dopo la decisione dei paesi scandinavi, Danimarca e Svezia, è chiaro che noi siamo seriamente di fronte al rischio che il modello di solidarietà europea rischi di saltare su un tema come quello della libera circolazione, che è un tema fondamentale, che invece purtroppo viene messo in discussione anche da paesi che tradizionalmente erano, diciamo, vicini a questi valori di cui parlavo poco fa. Lei vede nei fatti che si sono verificati in Germania come la conferma della mancata integrazione di ampie fasce della popolazione che un tempo era immigrata in Germania, e la prova del fallimento, al di là delle false accuse che si trattasse to court di profughi arrivati recentemente dalla Siria o dai paesi in guerra? Che tipo di interpretazione dà, diciamo, sul tema del fallimento dell'integrazione? Ma tra i giovani in generale noi abbiamo un problema serio di giovani che sono di seconda, terza o addirittura quarta generazione, che pur essendo nati e cresciuti in Europa ai margini delle nostre città non hanno pienamente, diciamo, vissuto, non hanno pienamente assorbito quelli che sono aspetti anche culturali dell'Europa e delle nostre capitali, e su questo c'è una grave responsabilità del sistema culturale e sociale dei vari paesi. C'è stato probabilmente un investimento fatto male o non fatto rispetto al tema della formazione, dell'educazione, e c'è un problema delle famiglie anche, che non sono sempre sono state coinvolte pienamente in questo percorso, e poi per quello che riguarda le fasce islamiche in particolare penso che c'è anche un problema di rapporto con l'Islam, in cui molte volte i leaders di queste comunità non hanno fatto i conti con la sfida di costruire appunto una convivenza basata su valori comuni, hanno preferito magari molte volte evitare un mescolamento, diciamo, fino alla fine, insomma, che possa determinare la crescita di una nuova generazione europea che può tenere insieme anche aspetti peculiari delle proprie religioni, ma che su alcuni principi comuni sia pienamente integrata. Questi sono temi molto complessi, ma penso che la principale responsabilità sia oggi di un'Europa che non deve solo discutere come controllare meglio le proprie frontiere esterne o come combattere il fondamentalismo con la guerra, con l'intelligence, ma deve anche capire come contrastare questa deriva a livello culturale e soprattutto capire cosa c'è che non ha funzionato nel sistema educativo, nel sistema del rapporto con le comunità religiose, con l'Islam, e questo è un interrogativo importante che per adesso credo l'Europa non stia ancora facendo a sufficienza. Lei ritiene che in questi fatti della Germania non c'entrino nulla gli appelli dell'ISIS, o si tratta di un nuovo fenomeno di massa che sfugge a qualsiasi tipo di interesse? Ma credo per adesso di no, non ci sono state particolari rivendicazioni, dalle cronache che ci vengono raccontate anche dalle vittime di queste brutte vicende, e soprattutto penso che siamo di fronte a un gruppo di giovani violenti e sbandati, che se nel caso fossero davvero richiedenti asilo, che probabilmente non hanno la concezione di libertà come la concepiamo noi, e quindi c'è stato un abuso della libertà ai danni delle donne, che sono soggetti più deboli, che vengono percepiti come soggetti inferiori in alcune culture, e questo è stato penso il risultato di quella brutta notte. Il problema vero è che se noi non lavoriamo seriamente per un'integrazione, come ha detto anche il Presidente Mattarella, che tenga conto dei diritti e dei doveri, del tema che appunto i valori, le regole devono essere uguali per tutti, penso che daremo anche un brutto insegnamento a chi arriva, che magari appunto insomma percepisce anche molte volte società poco controllate, soprattutto assenza di modelli da seguire, e quindi trovano spazio anche gli esempi negativi. Insomma, serve una risposta determinata di fronte a quello che è successo a Colonia, ma soprattutto serve davvero un ragionamento su come possiamo conciliare il diritto sacrosanto all'accoglienza di chi sta fuggendo dalla guerra con
quello che è anche il diritto di tutti i cittadini di sentirsi sicuri, di sentirsi sereni nei propri paesi, e questa è la sfida importante, altrimenti daremo un grandissimo alibi a chi soffia sul vento della paura, e soprattutto non, fino adesso ha dimostrato come il nostro paese non aveva nessun interesse a risolvere quei problemi, ma solo a cercare di specularvi politicamente. Bene, io la ringrazio della sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Khalid Chaouki del Partito Democratico, con il quale abbiamo parlato delle polemiche suscitate dall'intervento del premier slovacco Fico, che vuole impedire l'ingresso in Slovacchia dei profughi arabi e musulmani a seguito delle polemiche dei fatti di Colonia dell'ultimo dell'anno. Grazie.